Ma devi cominciare sempre male, cazzo. Sì. Quindi, ciao Vez, benvenuti nella prima recensione di questo canale, prima recensione su Naruto. Tua madre 3. Storm. Tua madre Storm 3, tua madre. No, Ninja Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja Storm 3. Me lo sono imparato. Niente, lascia stare. Ah, okay. Oggi recensione del gioco, abbiamo visto tutta la storia, almeno le missioni principali, perché quelle secondarie una ce ne fotte altamente. Abbiamo scoperto anche come si fa a sbloccare Naruto MC, però okay. No, non che Naruto. Sasuke. Oh, Sasuke. Sasuke con Majenku. Majenku infinito. No. Non mi ricordo più. Non mi ricordo. Sento Kaishi. Diventa. Allora, partiamo per il 3x4. Il 3x4. Con i 6, no. Con i 4 punti. Branco di coglioni. Con i 4 punti che sono rispettivamente storia, combattimento, longevità del gioco, sesso. Eh no. L'ultima è grafica. Quanto di spera quando gioca Naruto, Allora. Partiamo subito dalla storia. Come avete visto anche in questi puntate. La storia, gli diamo un bel voto. Il voto è... No. Vediamo. No, è me. Un 9 e mezzo. Oddio, cosa? Chi è che ha cagato come terra? Un 9 e mezzo, lasciate. Io! Allora. Quindi un 9 e mezzo per la storia. Basta. Che basta molto. Ha vinto. Allora, è rimasta molto attaccata. Ha ripreso, ma reggissimo. Non so neanche quale immagino. Dai, abbiamo solo un fight. Tette. No, beh, per le elementi. No. E per le ragazze il pisello. Dai, ci dividiamo troppo. Lunghia. Basta. Dipende molto la storia, però fai una lancia per cosa. No! No! Allora, intanto incominciamo dei recensioni. Sono due parti che non ci sono, e di sicuro non ci sono neanche nel manga, anche se non leggo. Però hanno anche fatto bene se state facendo parte di cose. Quindi tipo il tragitto dalla foglia alla tartaruga. All'isola tartaruga. È una bella rotta di coglioni. Di testicoli. No! Mi dà fastidio dire test. No! Teste di cazzo! Chi? Tua madre.
Hai detto pezzo di cazzo con mia madre, e poi due madri. Oh mio Dio, non è vero! Tutte queste cose non sono reali, eh. Sono nella madri. Fantasia di Tony Final. Ok, andiamo avanti. Quindi, se giocate al gioco, fate un mega riassunto di tutta la parte, che parte da... chi cazzo si ricorda? Eh? Da dov'è che parte sto gioco? Non mi ricordo neanche più. Dal sigillo... no, da... da Madara, in pratica, dall'apparizione di Madara, che poi non è Madara, altri che di Tobi, perché... o i nostri episodi, se arriverà. Con la guerra la maschera, no, se devo rispondere a spoiler, occhio spoiler. Guarda che schifo! Occhio, c'è spoiler! Quindi è conquista. Che è spoiler? Quando uscirà il 4, non è tutta questa serie. E andremo avanti. Madonna, la tua, la tua. Allora, secondo punto della serie è combattimento. Me ho fatto Final modalità avanzata con tutti i rei. No, no, no. Vabbè, i morti. Io ho capito. Che idea? I morti. Ma tu sei Mizuno o Utakawa? Mizuno. No, Utakawa. Ah, ok. È quello del, del Vermont. Combattimento a cui daremo un bel 9. Tanto perché... Sono fatti bene, però c'è un calo di combo. Nel senso che fatte quelle 4 combo fatte, proprio fatte, rivisitate, sono finite là. E quindi le combo, cambiate personaggio, è sempre la stessa solfa per tutto il gioco, soprattutto perché usiamo sempre Naruto. E okay. Hai capito che usa carta? Sì. Immagino una cosa che la storia. Cioè, nel senso, potevano mettere come supporto, diciamo, come del resto, cioè, o se no è oltre computer e il secondo giocatore magari fai anche per il ok. Un altro fatto bello del combattimento è quello della spiaggia, per esempio, devi le persone non come combattimento, terzo punto della nostra scaletta è la longevità. Longevità, noi ci abbiamo messo mezza giornata a finire il gioco. Esatto. 10 capitoli però sono stati, anche se lunghi come capitoli, potremmo farne qualcuno in più. Sottolineo che io, siccome sono un maestro di ste robe, che l'abbiamo anche fatto tutto in leggenda sto gioco, quindi anche in una difficoltà maggiore, io che sono un pro, l'abbiamo finito presto. 12 ore per un giochettino. Sì, vabbè, ma se uno, saremo anche bravi, però ci saranno i giocatori, quelli che ci fottono, se giochiamo online ci fottono anche s'altro, ci fottono l'anno s'altro, esatto. E quindi magari... bene,
Ultimo punto della scaletta. Quindi, aspetta, longevità gli diamo un bel 9, tanto sono tutti 9. 9 per questo. Ultimo punto e ultima caratteristica di questo gioco è la grafica. Grafica a cui abbiamo dato il voto 9 per il semplice motivo che ha continuato dagli altri episodi, sì, dagli altre serie, cioè se giocate Ninja Storm cambierà quel pochissimo di grafica, però non cambia. Esatto, tipo i capelli, mi sono sentito dire che sono degli spaghetti. Difatti in confronto tipo a Uncharted, vabbè, che è uno dei migliori con la grafica migliore, si vede la differenza. Cioè questo qua sembra più un gioco per bambini, difatti ha il Peggy 12. Peggy 12. Ha molto più. Cioè è molto più cartonizzato e riprende molto il cartone. Ma siccome è uno degli ultimi, dovevano farlo secondo me con molta più grafica. Però si è preso anche lui il suo bel 9, essendo un gioco di figo. E poi riprendendo il cartone, ci voleva un po' di cartone su questo gioco. Quindi dopo questi 4 punti venuti bene, capito? Venuti bene. No, in che senso, da DJ è 0, è tutto linea allo studio. Ta-na-na-na-na-na-na. Aspetta,